Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo al Tribunale di Pescara, dove c'è il nostro Stefano Recanati che sta seguendo l'udienza Rigopiano. Dunque l'unico imputato che andrà a processo secondo il rito ordinario è l'ex sindaco di Farindola De Vico. Giusto Stefano, linea a te. Sì, buon pomeriggio, è così. Antonello De Vico, ex sindaco di Farindola negli anni dal 95 al 2004 per la prima volta e poi fino al 2011, andrà dritta per la sua strada, come già annunciato anche dal legale, nonché anche sorella dell'ex sindaco Raffaella De Vico, che ha scelto di proseguire per il rito ordinario. Ma la giornata è iniziata stamattina, prima con il conferimento da parte del GUP Gianluca Sarandrea di quelli che sono i tre periti scelti già nella precedente udienza, che oggi hanno giurato anche davanti a tutta l'aula. Sono tre ingegneri del Politecnico di Milano che avranno il compito in 90 giorni di apportare delle nuove perizie per quanto riguarda l'origine della valanga, la causa di essa e poi anche tutti i fenomeni che sono correlati alla valanga, cioè anche quelle che sono state le scosse sismiche che si susseguivano in quei giorni, in quel disgraziato gennaio del 2017. Inoltre poi il GUP Sarandrea ha chiesto anche di lavorare sul fatto che i mezzi a disposizione della regione, della provincia di Pescara in questo caso, cioè quindi turbine e spazzaneve, potessero essere una garanzia se usate tutti insieme, anche quelle rotte che erano ferme a penne, perché ricordiamoci che c'erano anche degli spazzaneve ferme a penne, potevano essere utilizzate tutte insieme per garantire la percorribilità della strada e dunque anche per cercare di portare via quelle persone che erano rimaste intrappolate dall'hotel Rigopiano. Inoltre poi c'è stata anche un'aggiunta da parte dell'avvocato Manieri, che ha chiesto al GUP la possibilità di capire se in quei giorni l'utilizzo degli elicotteri militari, ci ricordiamo che a Terni era proprio una base aperta in quei giorni per tutte quelle scosse sismiche, le abbondanti nevicati che si stavano susseguendo, dunque elicotteri militari che potevano essere chiamati per portare via gli ospiti dell'hotel Rigopiano nei momenti maggior paura, che erano quelli del primo pomeriggio. Poi purtroppo, come ricordiamo, arrivò la valanga che distrusse tutto e ci ha portato alla storia la morte di 28 persone tra lavoratori e ospiti. Poco fa, non so se la regia è pronta, abbiamo sentito proprio l'avvocato Raffaella De Vico, che ha un po' parlato di quella che è stata oggi la richiesta di rito ordinario e di quelle che sono state le richieste anche del pubblico ministero. L'avvocato ha poi deciso, ci ha detto anche di questo che è il cambiamento climatico. Lei punterà nelle prossime udienze anche su questo, sul fatto che l'Abruzzo e l'Italia da molti anni vive questi rapidi cambiamenti climatici che non possono essere sottovalutati rispetto alla tragedia. A voi. Oggi, avvocato, avete scelto di proseguire per il rito ordinario, si aspettava questo colpo di scena poi? Allora, non si è trattato di un colpo di scena, in quanto io sono semplicemente rimasta della mia originaria idea, convinta che la proiezione naturale di un processo di questo tipo fosse non il dibattimento, perché si commette l'errore di mettere a confronto il dibattimento con l'abbreviato, no, i termini di confronto corretti in procedura penale sono ordinario, abbreviato.
Io sto seguendo la linea, diciamo, dritta. L'abbreviato è una sorta di deviazione, se vogliamo, assolutamente legittima, pienamente giustificata dall'ottimo lavoro che hanno fatto i colleghi con le consulenze, che hanno determinato un dubbio al quale il giudice non poteva sottrarsi. Massima fiducia nel dottor Sarandrea, che ha formulato il quesito in maniera ineccepibile oggi. Quindi non si è trattato di un colpo di scena, semplicemente io sono rimasta della mia originaria idea, convinta che anche le lamentele di qualche parte civile che dice non potremo produrre più i video, spero che questa affermazione mi porti fortuna, nel senso che io sono convinta, anche a prescindere dall'esito della perizia, comunque per me è importante perché ristabilirà, sono certa che ristabilirà la verità e quindi l'attenzione che sin dall'inizio andava data alla gestione della fase dell'emergenza e non al passato, però anche senza la perizia sono certa di poter impostare una ottima difesa in diritto in questa fase per un non luogo a procedere nel quale credo ancora, per l'ottimo giudice che abbiamo la fortuna di avere e che ha preso in carico un lavoro veramente enorme ed estremamente complesso, spero mi porti fortuna la parte civile che ha detto non potremo più produrre i video, perché in realtà i video li potranno produrre in dibattimento in un eventuale e non auspicabile per me dibattimento, come dico sempre, in udienza preliminare, perché l'udienza preliminare ha un ruolo di filtro che sta perdendo, ma che invece le va in qualche modo restituito nonostante le varie modifiche normative che sono sempre più peggiorative del nostro codice di rito, ahimè. Quindi sostanzialmente spero mi porti fortuna, perché se potrà produrli in dibattimento sarà grazie a me che le parti civili potranno produrre questi video, se non potrà farlo sarà perché medio tempore l'udienza preliminare in ordinario si sarà conclusa con un luogo a procedere. Io non smetto mai come avvocato. Siete fiduciosi? Sì, non smetto mai di crederci, lavorerò per questo. E dunque queste le parole dell'avvocato del legale di Antonio De Vico, Raffaella De Vico. Prima di darvi i prossimi appuntamenti dell'udienza della tragedia di Rigopiano, vi diciamo che durante la fase, quella piccola fase, sono stati appena un quarto d'ora, 20 minuti di dibattimento con il pubblico ministero, lo stesso ha nominato così il De Vico, lo ha nominato storico responsabile del comune di Farindola ed è sempre venuto a conoscenza dei pericoli di quella zona. E dunque il prossimo 28 di gennaio 2022 alle ore 11 si ripartirà proprio da qui, perché comunque il GUP ha rinviato, e nella prossima udienza vedremo se si procederà al rinvio a giudizio di De Vico. Sempre il 28 gennaio 2022, ma alle ore 9.30 si tornerà in aula per tutti gli altri imputati. Qui ci saranno forse le prime prove da parte dei periti del Politecnico di Milano, che si sono presi 90 giorni di tempo, ma sicuramente non basteranno e quindi molto probabilmente ci sarà un nuovo rinvio forse a 30 giorni più tardi. Se non ci sono domande, Alfredo, dal Tribunale di Pescara è tutto, linea a voi. Grazie a Stefano Recanati per questo collegamento. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale. Restando a Pescara, ci occupiamo di un'altra grande problematica, che è quella del dragaggio. Il tempo stringe in vista della stagione invernale, occorre far presto per il dragaggio per togliere i fanghi dal fiume Pescara e dal porto. Questa mattina c'è stata una riunione operativa a Palazzo di Città, l'ha seguita Paolo Renzetti. Si è tenuto questa mattina un nuovo vertice in comune a Pescara per fare il punto della situazione per quel che concerne il dragaggio del porto. A presiedere i lavori il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, presenti anche il sindaco di Pescara Carlo Masci ed il comandante della direzione marittima Abruzzo Molise Salvatore Minervino. È stato fatto il punto della situazione sulla gara d'appalto affidata all'ACA per rimuovere dai fondali fango e materiale che ne impediscono la piena agibilità. Un'operazione
Regione che prevede la rimozione di almeno 150.000 metri cubi di materiale. Lavori che, ha spiegato il presidente Sospiri, non sono più rinviabili. Sia l'attività della Regione che del Comune, ma della nostra direzione marittima, ha creato le condizioni per trovare delle risorse ingenti. Ci siamo dotati di tecnici di altissimo livello per comprendere al meglio quali fossero i sedimenti e quindi come poterli smaltire. Quindi ormai ci siamo, oggi è appunto una giornata per focalizzare gli ultimi punti e poi farlo partire con grande decisione. Il prima possibile, se fosse per noi la data era ieri, può essere al massimo dopodomani, ma non possiamo aspettare più di tanto. Tra l'altro l'occasione di oggi sarà anche utile per focalizzare le fasi successive, secondo e terzo lotto della realizzazione del nuovo porto, che dovrebbe risolvere questo problema dell'insabbiamento in maniera definitiva, nell'imminenza ormai anche della partenza dei lavori del primo lotto, che insomma ormai finalmente ci siamo. Quanto costerà questo nuovo dragaggio? Alcuni milioni di euro, perché ahimè molti dei sedimenti che sono stati campionati hanno un livello di compatibilità non con lo sversamento in mare a largo e quindi vanno trattati come rifiuti, ed è proprio questo il tema, cercare di rendere sostenibile un intervento molto deciso in termini di recupero di profondità, assolutamente compatibile rispettando ogni normativa e leggi di tutela ambientale, ma anche cercando di accelerare il prima possibile. Andiamo a Teramo adesso. La fusione tra la Banca delle Gran Sasso d'Italia e il Banco Marchigiano ha dato vita ad un nuovo istituto di credito interregionale, una realtà che potrà contare su 28 filiali su 6 province abruzzesi e marchigiane, che serviranno dunque 106 comuni. Vediamo il servizio di Tania Bondici Castelli. Al via la fusione strategica tra la Banca del Gran Sasso d'Italia e il Banco Marchigiano. Nasce così una nuova forte BCC interregionale. Il nuovo istituto di credito potrà contare su 28 filiali divise su 6 province abruzzesi e marchigiane che serviranno ben 106 comuni. Sono in tutto 11.509 soci con un patrimonio netto di 75 milioni di euro. Una pagina importante per la storia della Banca del Gran Sasso d'Italia, presieduta sino ad oggi da Giulio Cesare Sottanelli. È una fusione strategica perché? Una fusione strategica perché ce lo chiede il mercato, ce lo richiede il momento storico in cui stiamo vivendo. La nostra è l'ultima banca nata in Italia, quelle nate insieme a noi e prima di noi non hanno raggiunto il break even, noi 2 anni che abbiamo fatto utili, la semestrale di quest'anno inutile, quindi è una fusione strategica, non di necessità, questo ci tengo ovviamente a sottolinearlo, quindi noi siamo orgogliosi per essere arrivati dove siamo arrivati e lasciare un'istituzione forte a disposizione del territorio. Presidente del nuovo istituto di credito interregionale sarà Sandro Palombini. Quanti saranno gli sportelli e dove saranno ubicati? Allora, gli sportelli sono 25 nelle Marche e 3 quelli acquisiti dalla Banca del Gran Sasso, quindi arriveremo, inclusa la sede, a circa 28 sportelli bancari. Questo significa che comunque il progetto è solo all'inizio, quindi ci uniamo con la Banca del Gran Sasso entrando in un nuovo territorio, ma partiamo dal presupposto probabilmente di aumentare il numero e la presenza. Questo è già, diciamo, nelle intese fra le due banche. Quindi il territorio abruzzese avrà dei vantaggi? Ma sicuramente sì, i vantaggi sono sia per il territorio abruzzese ma anche per noi, che comunque in qualche modo aumentiamo, diversifichiamo, diciamo, la presenza del territorio anche con, andando a ricercare nuove attività che comunque sono presenti proprio sul territorio abruzzese, imprenditoria che fra l'altro a noi piace molto. Sarà attivo da lunedì prossimo, 11 di ottobre, il centro vaccinale dell'ASL di Pescara, Città Sant'Angelo, nell'outlet Village di via Moscarola. Il centro è organizzato con 8 linee di vaccinazione pronte ad accogliere i cittadini. Chiuso il centro di via Tirino a Pescara e dunque questo è il nuovo hub di riferimento sia per i richiami che per le somministrazioni delle prime dosi. A Chieti adesso, dove ieri si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo teatro Marucino, che così torna
fruibile dai cittadini teatini, oggetto infatti di importanti lavori di restauro e miglioramento sia sotto il profilo tecnologico che della accessibilità. E questa sera c'è la prima del cartellone della Lirica con La Traviata di Giuseppe Verdi. Vediamo il servizio di Selenia Secondi. Il teatro Maruccino alza il sipario sul suo nuovo look. Al via la nuova stagione dopo un accurato restyling che consente al teatro più antico d'Abruzzo di offrire nuovi percorsi, migliore accessibilità e fruibilità all'insegna dell'innovazione. Il tutto è stato ottenuto rimodulando le sedute dei palchi e della platea, queste ultime smontabili al fine di recuperare spazi per le carrozzine, abbattendo così le barriere architettoniche di un tempo. Con una cerimonia di riapertura, il luogo simbolo per eccellenza della cultura a Chieti è stato restituito simbolicamente ieri ai cittadini dopo un anno di pausa. È stato un lavoro corale, è stato un lavoro di sinergie. Il Ministero della Cultura ha finanziato tutti questi lavori che sono stati fatti e quindi questo completo rinnovamento. Presenze contingentate e capienza ridotta alla presenza di autorità civili e militari, l'inaugurazione ha accontentato gli appassionati della Lirica con l'esecuzione di alcune aree della Traviata di Giuseppe Verdi, che inaugurerà questa sera il cartellone 2021-2022 della Lirica del Maruccino. Si apre con La Traviata, con una grandissima direzione, quella del maestro Oren, proseguirà con Elisir d'Amore, ci sarà poi un'opera dedicata, un'opera tango dedicata a Piazzolla nel centenario della sua nascita, che è Maria de Buenos Aires, che tra l'altro nessuno lo dice mai, si occupa di temi importanti, soprattutto della condizione femminile. Proseguirà con una grande stagione di prosa che è in preparazione, con la reiterazione del premio Maruccino nel dialettale, con il teatro Ragazzi e con una stagione concertistica che è in corso di elaborazione. Un accordo pluriennale per il teatro Maruccino con il Ministero della Cultura che prevede cosa? Sì, abbiamo raggiunto questo importantissimo accordo con la direzione dei musei che prevede la rivalorizzazione del parco archeologico della Civitella dopo un periodo di stop. Ci apprestiamo a gestirlo appunto come deputazione teatrale per tornare, ripeto, a fruire di questi spazi come la piazzetta di Resta e quindi lo Stellario per fare intrattenimento e l'anfiteatro, l'arena per tenere degli eventi molto grandi per la sua capienza e molto prestigiosi come delle opere liriche all'aperto o come dei concerti di musica internazionale. E a proposito di riaperture di eventi, così come i teatri, anche le discoteche possono riaprire con capienza al 50%, i gestori però non sono molto soddisfatti di quanto stabilito dal governo. Sentiamo. Cardelli, è arrivata la tanto attesa notizia che i gestori di discoteche e locali da ballo aspettavano. Nel nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio c'è la riapertura al 50% delle discoteche. Siete soddisfatti? Forse le discoteche grandi, che in Abruzzo non ci sono, poi tra parentesi, possono riaprire e fare, che ne so, da 3.000 persone a 1.500 persone. Quelle piccoline che hanno 300, 200, 400 posti, come da articolo 60, articolo 80, hanno ancora grandi difficoltà, però è un inizio, io lo prendo come buon auspicio perché credo che sia l'inizio di una situazione che si sta assestando e quindi nel breve tempo si potrebbe arrivare anche al 75 se non al 100% delle capienze. Il protocollo però prevede controlli serrati all'interno dei locali, soprattutto per quelli al chiuso. Sarà difficile gestire questo fatto della mascherina, che mi sembra un po' un'altra farsa, perché non indossare la mascherina mentre si balla e indossarla mentre si cammina per andare al bagno piuttosto che al bar? Mi sembra una cosa un po' strana, però è soprattutto di difficile gestione, però ripeto, io prendo il positivo da questa storia. Però i danni che il settore ha subito in questi due anni sono davvero ingenti. I ristoranti con annessa sala da ballo, non avendo la sala da ballo come attività prevalente, ma avendo perso tanto fatturato,
privato non hanno beneficiato di nulla, neanche 5 centesimi. Le discoteche, sale da ballo, prettamente discoteche, qualcosa è arrivato, ma pari forse al 10% del mancato fatturato quasi ormai 2 anni, perché a marzo saranno 2 anni. Diciamo la verità, l'intrattenimento in generale è sempre stato il capro espiatorio di tante problematiche che in realtà sono gestibili in altri modi, e quindi comunque tengo a precisare che sicuramente una cosa dovrà cambiare a Pescara, che questa ordinanza in vigore non può essere applicata alla discoteca, prima di tutto perché non è giusto che si parla di 2 tipi di licenze diverse, e quindi aspettiamo anche che l'amministrazione emani un'ordinanza con il relativo orario di chiusura e di apertura delle discoteche, perché 1:30 sarebbe un'ulteriore mannaia sopra i locali da ballo, perché chiaramente 1:30 non ha senso che aprano. Siamo arrivati alla pagina dello sport, partiamo dal calcio di Serie C e dal Pescara. Per la trasferta di Chiavari contro l'Entella, direzione di gara affidata a Gualtieri di Asti, il tecnico Auteri recupera Pompetti a centrocampo. Per l'attacco scalpita Franco Ferrari, che dopo i gol realizzati contro Viterbese e Reggiana ora spera in una maglia da titolare in campionato, e noi lo andiamo ad ascoltare. Un bel gol contro la Reggiana, la corsa sotto la curva nord, peccato poi per il risultato finale. Siamo dispiaciuti, più che altro come dicevo prima non bisogna trovare alibi, però tanti sbagli di una persona che ti penalizzano così, però dico, siamo come ho detto prima non sereni ma tranquilli da un certo punto di vista, perché abbiamo fatto una gara, penso, sotto tanti punti di vista, tanta roba. Quando vedremo il loco Ferrari in campo dal primo minuto al centro dell'attacco del Pescara? Non lo so, quello bisogna decidere il mister. Io come ho detto prima sono pronto anche a partire dalla panchina e ci metto sempre la stessa voglia, quindi per me è lo stesso. Dopo l'ottimo avvio di campionato, ora avete un po' arrestato il passo, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 partite, che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa? No, non è cambiato niente, delle volte purtroppo capitano, ma è capitato anche l'anno scorso che siamo partiti forti, dopo è giusto che delle volte il calcio ti penalizza così, ma ti dico, siamo tranquilli perché sappiamo che abbiamo a fianco il giocatore che abbiamo, quindi dico, di quel punto di vista siamo tranquilli che ci rifaremo nel più presto possibile. Lunedì c'è questa partita di Chiavari, il Pescara non vince in Liguria da 7 anni, insomma sarebbe arrivato il momento di tornare a fare risultato pieno. Sì, più che altro una partita che sento tantissimo, che anche 2 anni e mezzo fa abbiamo perso il campionato contro di loro, quindi la sento parecchio questa partita. Un'altra partita difficile con un'altra delle favorite di questo campionato, così come era la Reggiana. Certo, dico, in questo campionato sono 2 o 3, anche 4 le squadre forte, e dobbiamo pensare a battere, cioè mettere la stessa voglia che avevamo messo penso contro la Reggiana, che abbiamo fatto una partita a mio punto di vista molto buona. Più che noi dobbiamo pensare più che a loro, a noi. Se noi siamo compatti, siamo quella cattiveria che si è visto l'altro giorno, penso che per le altre è dura affrontarci, diciamo. Tante assenze, soprattutto in difesa, per il Teramo in vista della gara di domani alle 17:30 contro la Pistoiese. Difesa obbligata per l'allenatore Guidi. Soprano non recupera, sempre infortunato Trasciani, Bois e Drecka in nazionale. Anche out anche Chiere Mateng, mentre torna tra i convocati Mungo, il quale andrà soltanto in panchina. La presentazione del match nelle parole del tecnico biancorosso. È stata una settimana più serena, come è normale che sia, dopo aver raggiunto finalmente la prima vittoria, che come vi dissi qualche giorno fa, insomma, era un peso che stavamo cominciando ad accusare, come è normale che fosse. La squadra ha continuato a lavorare però sulla falsariga di come ha sempre lavorato, quindi c'era chiaramente più facce rilassate, ma allo stesso tempo c'era grandissima concentrazione, motivazione, voglia per continuare a fare il nostro percorso e per preparare al meglio la sfida di Pistoia. Sicuramente siamo carichi e motivati per provare a fare un'altra prestazione, per cercare di raggiungere un risultato positivo. È una partita difficile, è una partita dove loro fanno grande densità centrale, hanno il play che conosco benissimo perché era con me a Caserta l'anno scorso e quindi so
quanto equilibrio e quanta qualità riesce a dare ad una squadra, mi riferisco a Santoro, ha mezzali pericolosissime in inserimenti e davanti è un attacco che secondo me è veramente importante per la categoria. Gli spazi da attaccare sono spazi completamente diversi rispetto a quello che abbiamo trovato dopo il 25esimo del primo tempo in poi contro la Viterbese. Noi dobbiamo essere bravi soprattutto a giocare in maniera veloce per uscire da quella densità centrale che, se ci dovessero rubare palla, potrebbero essere veramente fastidiosi e pericolosi nei nostri confronti. Dal calcio a 11 al calcio a 5, perché cominciano nel weekend i campionati nazionali, le abruzzesi le andiamo a vedere in A maschile. Il Pescara di Paluschi, ex Acquestapone Unigros, esordirà domani al Pala Rigopiano ospitando alle 18.30 il Lido di Ostia. In A femminile, domenica alle 12.30, le campionesse dell'ex Montesilvano, ora Pescara femminile, riceveranno il Bitonto, mentre il neopromosso Francavilla alle 17 giocherà a Rovigo contro il Granzette. In A2 maschile riposa la Tombesi Ortona, mentre l'Academy Pescara ex Colormax se la vedrà a Roma con l'Italpolli. In A2 femminile il Florida Pescara andrà a Molfetta. Infine la Dem Montesilvano in B ospiterà alle 16 il Frosinone. Proseguiamo adesso con il volley. Domenica partono anche i campionati nazionali di pallavolo, tutte impegnate in trasferta le tre principali realtà abruzzesi. In campo maschile Ortona per la 2 a Brescia e Pineto per la 3 a Belluno. La Sieco sarà priva del palleggiatore Lorenzo Piazza, che ha rimediato una distorsione alla caviglia e rischia un mese di stop. Al suo posto Del Fra. In A2 femminile Altino inizierà la sua stagione a Montichiari. Vediamo il servizio di Sergio Zappalorto. Al via domenica prossima i campionati di A2 e A3 che interessano tre formazioni abruzzesi, 2 al maschile e 1 finalmente al femminile. In A2 la Sieco Ortona esordirà a Brescia, dove ritroverà ancora una volta l'intramontabile ex Cisola, che compirà 44 anni già proprio così, giusto domenica. I lombardi, che hanno sfiorato la promozione la stagione scorsa, si sono ulteriormente rafforzati con l'arrivo di Giannotti e dell'agnonese Patriarca, e non solo. Nella rosa presente anche l'ex Pineto Orazzi. Visto il cammino di precampionato e considerate le vicissitudini di una società che rischiava di scomparire addirittura, tutto farebbe pensare in termini negativi, ma abbiamo la sensazione che non sarà così. Il decimo anno consecutivo di A2 dell'Impavida va onorato sin dalla partenza. In A3 l'Abba Pineto, tosto e agguerrito già dall'avvio, dichiaratamente ambizioso, esordirà pure domenica alle 18 sul campo del Belluno, una neopromossa che, a parte De Santis e qualche altro promettente atleta, appare alla portata del sestetto di Rovinelli, forte di un ottimo roster e di un sodalizio che ci crede. E la nostra, a mio parere, è una squadra di ottima qualità, e il nostro obiettivo è stato, nel crearla, quello di costruire un insieme di giocatori che siano di stimolo l'uno con l'altro, e secondo me siamo riusciti nell'intento, e quindi anche durante la settimana, negli allenamenti che insomma facciamo normalmente, questa caratteristica viene fuori e sicuramente ci aiuta ad alzare più possibile il livello del nostro allenamento. Il fatto che la società chieda esplicitamente la promozione in A2 è un peso o un grandissimo stimolo? È uno stimolo, altrimenti non sarei venuto, nel senso, per fare un campionato di A3 di medio livello sarei sinceramente rimasto a casa a fare altro. Mi ha convinto la volontà della società, l'ambizione della società e l'organizzazione della società. In A2 femminile si rivede l'Abruzzo dopo 20 anni e passa. La matricola Altino difenderà la nostra regione partendo sempre domenica, ma alle 17 dalla terra bresciana, a Montichiari per essere precisi. Formazione ostica quella ospitante, che vanta tra i tanti nomi l'esperienza della Fondriest, e in cabina di regia Beatrice Giroldi, ben conosciuta per i suoi trascorsi con la Volta a Mantovana, finalista contro il Rossoblu e con la Teatina in B1. Gli altri tornei nazionali inizieranno la prossima settimana. Memoria, infine, prendere nota, pallavolese, seconda edizione partirà mercoledì 13 ottobre alle 21, ospiti della prima puntata con un parterre eccezionale, oltre al presidente FIPAV Abruzzo Di Camillo e al press dell'Altino Papa.
Coppa i due commissari tecnici, freschi campioni d'Europa, Fefe De Giorgi e Davide Mazzanti, nonché l'opinionista Rai, tutto ortonese, Consuelo Mangifesta. A poca distanza dal debutto in campionato, il vicepresidente della SIE Cortona, Rocco Tenaglia, spiega il perché del suo impegno nell'Impavida al fianco del presidente Lanci. Vediamo. Rocco Tenaglia, da presidente dell'Orsogna, a cui ha dato lustro veramente con le ragazze, complimenti. Rocco, ben rivisto, ci mancava un pezzo che ci tiene tanto e soprattutto all'Impavida, perché tu sei stato sempre presente, sempre, pur da presidente dell'Orsogna. È una bella soddisfazione. Sì, sono stato sempre un supporter di questa squadra perché, ripeto, è una grossa realtà per il nostro territorio, lo è sempre stato. Società che esiste da 50 anni, 10 anni che milita nel massimo campionato, uno dei massimi campionati a livello nazionale, e poi mi lega un'amicizia personale con tutta la famiglia Lanci, con il presidente Tommaso, con Nunzio che ci ha aiutato quando avevamo bisogno e corso in soccorso dell'Orsogna, e anche con tutto lo staff. È una realtà molto interessante, molto dinamica. Sono onorato, sono orgoglioso di far parte di questa realtà. Mi impegnerò come ho sempre fatto, cercando di apportare qualcosa di buono, di dare il mio contributo, specialmente in questi momenti in cui si ha maggiormente bisogno del supporto sia morale che economico, perché i tempi sono quelli che sono. Però le prospettive sono buone, ho chiesto collaborazione a diversi personaggi, a diversi miei fornitori, collaboratori, clienti, i quali hanno risposto in maniera molto positiva. Futuro abbastanza roseo. Speriamo di non avere i problemi degli anni passati con la pandemia, eh? Questo è tutto, speriamo di venirne fuori, perché rivogliamo il palazzetto pieno di tifosi ad acclamare le gesta dei nostri campioni. Via. Il TG6 termina qui, grazie per essere stati con noi, prossimo appuntamento alle 19.